lo aveva rivelato non molto tempo fa fanpage.it, così come il settimanale che è riuscito a beccare la coppia intenta a fare shopping tra le strade di Roma. Ovviamente stiamo parlando di Diana del Bufalo e Edoardo Tavassi, fratello di Gwendalina, ex concorrente del Grande Fratello. Edoardo ha 35 anni ed è videomaker. Si occupa anche di doppiaggio. Nulla di meglio che continua a sfruttare i video per fare il loro cauto ingresso nel mondo del gossip e dare il lieto annuncio. Accade anche di recente, e in questo caso dietro la telecamera si trova Diana. Basta nascondersi, anche perché sembra ormai inutile farlo. Per dare il lieto annuncio, la coppia sembra voler procedere con cautela. Brevi video, occasionali apparizioni, che non lasciano, però, nulla al caso. Sempre insieme, Diana De Bufalo ed Edoardo Tavassi non si nascondono più e con disinvoltura mostrano ai fan la loro quotidianità. Diana sembra aver voltato le spalle al passato e salutato per sempre Rufini. Ma cosa si conosce del fratello dell'ex regina Gwendalina? Sicuramente Edoardo è un uomo affascinante di cui Diana sembra essere pazza d'amore. Così aveva dichiarato lei stessa. Il profilo Instagram di Edoardo, come quello di Gwendalina, lascia presumere che i due fratelli abbiano un rapporto molto affiatato. Un uomo serio che ha già conosciuto la famiglia di Diana durante le ultime feste natalizie. Una recente storia pubblicata da Diana su Instagram riprende un uomo, non viene mostrato il volto, ma dalla voce sembra essere proprio Edoardo Tavassi. Con la scusa di inquadrare la felpa, con una scritta che dice tutto Stranger Thing, Diana rende nota alla dolce compagnia. È lei stessa a domandare ridendo, chi è secondo voi? Beh, inutile che mi riprendi, sono sempre vestito uguale, dice la voce misteriosa, e Diana, da dietro la telecamera, ride controbatte, ma questa maglia di Stranger Things è pazzesca. Una banale scusa per dare notizie e conferme del nuovo amore. Troppo dolore dopo Rufini, Diana non lo ha mai nascosto e per lei è tempo di ricominciare, nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente. Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male. Mai stata d'accordo con la linea adottata da Paolo nella relazione, gli ho detto, ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che io fossi d'accordo con questa cosa del poliamore. Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali. Oggi Diana sorride e dalla voce si intuisce quanto sia serena. Diana del Bufalo guarda avanti, sta bene e ha voglia di ricominciare, magari proprio da Enjoy Ridere fa bene, programma di Italia 1 che la vede conduttrice, adesso sto bene, sono nella fase euforica. Ho vissuto il mio dolore ma adesso basta. Ho fatto un percorso con una psicoterapeuta che mi ha salvato la vita e mi ha reso di nuovo felice. Ridere fa decisamente bene,
soprattutto quando si incontra anche la persona giusta con cui condividere momenti di felicità. E nonostante le voci di corridoio, effettivamente a farle battere il cuore non è mai stato Cristiano Caccamo.